Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Deborah e oggi parliamo di come scegliere il detersivo giusto per avere un bucato pulito. Non è scontata la scelta del detersivo, spesso ci facciamo così attrarre o dalla moda del momento o comunque da un packaging molto accattivante senza però poi andarci a concentrare sugli ingredienti del detersivo e quindi potremmo incappare in problemi di scolorimento di capi scuri, il bianco che non è più bianco, quella maglia con quel bel colore brillante si sta spegnendo. Ecco, spesso si dà la colpa alla temperatura alta e quindi si dice: ah, io ho paura di lavare a temperature alte perché sennò il capo scolorisce. In realtà il capo scolorisce, perde di intensità del suo colore proprio a causa del detersivo sbagliato. Quindi oggi voglio così darvi qualche dritta in base alle mie conoscenze di quale detersivo, di come leggere l'etichetta per scegliere il detersivo più consono in base al nostro bucato. Prima voglio ricordarvi di iscrivervi al canale qui sotto, attivare anche la campanella per non perdere i prossimi video. Voglio ringraziare tutti i nuovi iscritti, gli iscritti di sempre, e a questo punto sigla! Eccoci qua, benvenuti ancora una volta nel mio canale. Oggi facciamo un po' di chiarezza in questo marasma di detersivi. Ormai, ragazze, le aziende ci subissano di prodotti, ogni giorno ne inventano uno, ne producono uno nuovo e quindi noi siamo sempre più disperse in mezzo a questi scaffali perché non sappiamo poi mai alla fine quale scegliere e quindi spesso a volte si fanno anche delle scelte così un po' sull'onda emozionale, come vi dicevo a inizio video. Quindi oggi vediamo un pochino come capire quale tipo di detersivo utilizzare per ogni tipo di bucato, quindi per ogni tipo di bucato o colorato o bianco o colorato chiaro o nero o scuro. Faccio una piccola premessa, lo sapete se già avete visto i miei video precedenti, che io amo utilizzare prevalentemente la polvere. Nei miei laundry day lo vedete che utilizzo anche detersivi liquidi, però veramente il detersivo liquido, ragazzi, se non avete mai visto i miei video vi spiego velocemente che creano spesso a lungo andare dei cattivi odori, un bucato non igienizzato, specialmente se poi vengono associati ad un lavaggio corto e a basse temperature. Quindi oggi in questo video io voglio indirizzarvi sulla polvere, perché un detersivo in polvere utilizzato nelle giuste dosi, con una durata di lavaggio giusta e la temperatura giusta, non può fare altro che fare da cura lavatrice, cura i nostri tubi e cura anche il nostro bucato. Spesso sento dire: ma mi hanno detto che la polvere intasa, che la polvere fa quello, fa quell'altro. Certo, se voi utilizzate una polvere sempre a 30-40 gradi, ovviamente una polvere non verrà sciolta bene. Però, ragazzi, la polvere lava perché ha degli enzimi particolari che i detersivi liquidi non hanno. Quindi, se volete un bucato non solo profumato, perché poi il profumo in sé per sé non è sinonimo di pulizia, ma proprio un capo che quando voi lo prendete in mano lo sentite è pulito, è sgrassato, è igienizzato, ecco, questo con la polvere è più facile da ottenere rispetto a quello liquido. Comunque non mi voglio allargare in questo discorso perché uscirei fuori tema, vi ho parlato tantissime volte dei detersivi liquidi, quindi vi consiglio di andare a vedere i video dove vi parlo di bucato, laundry day, insomma video simili, per così avere qualche informazione in più sul bucato lavato con detersivi liquidi. Ovviamente se avete delle domande poi me le potete porre sotto a questo video, però ecco, ora parlerò
prevalentemente dei detersivi in polvere. Non è scontata la scelta del detersivo perché noi possiamo dividere i detersivi in tre categorie, quindi quelli per i capi specifici, per i capi bianchi, quelli per i capi colorati e quelli che andrebbero bene per i capi colorati e bianchi. In queste tre categorie, se noi andiamo a leggere le loro etichette, la prima differenza che possiamo notare è che ci sono dei detersivi che contengono degli sbiancanti ottici, mentre altri detersivi invece contengono degli sbiancanti a base di ossigeno. Quindi ecco che già possiamo dividere in altre due categorie questi detersivi. Quindi i primi, i detersivi con sbiancanti ottici, potrebbero andare bene per tutti i capi colorati accesi, diciamo così, o anche per i colorati tenui. Mentre per quanto riguarda tutti quei detersivi che contengono all'interno degli sbiancanti a base di ossigeno, quelli sono detersivi che sono consigliati, secondo me, sono proprio per esclusivamente i capi bianchi. La differenza tra gli sbiancanti ottici e gli sbiancanti a base di ossigeno in realtà è molto semplice, nel senso che gli sbiancanti ottici hanno al loro interno degli azzurranti che comunque un po' così ingannano l'occhio, facendo credere che il capo è più smacchiato o è più bianco solo per questa, diciamo, illusione ottica, mentre gli agenti sbiancanti a base di ossigeno vanno invece letteralmente ad eliminare la macchia, ad igienizzare il bucato, quindi è una pulizia profonda non basata su una illusione ottica. Possiamo dividere le macchie in due categorie, quindi macchie enzimatiche e macchie ossidabili barra candeggiabili, macchie grasse e macchie con particolato. Le macchie grasse saranno quelle enzimatiche, quelle macchie invece con particolato possono essere definite quelle ossidabili o candeggiabili. In queste due categorie di macchie noi possiamo già scegliere quale tipo di detersivo utilizzare per far sì che il nostro capo venga smacchiato, pulito, insomma esca dalla lavatrice con soddisfazione, perché poi troviamo questo capo perfettamente pulito. Le macchie enzimatiche, quindi quelle grasse, possono essere eliminate con un detersivo che contenga degli enzimi. Se vi divertite un pochino a leggere le etichette, noterete che in tutti i detersivi ci sono degli enzimi in percentuali leggermente diversi rispetto a una marca piuttosto che un'altra. Quindi questi enzimi, come vi ho spiegato tantissime volte, aiutano proprio il bucato ad essere smacchiato, lavato, sgrassato, perché proprio vanno letteralmente a mangiare questi tipi di macchie, quindi tutte le macchie grasse. Mentre le macchie con particolato, quindi le macchie che sono considerate ossidabili o candeggiabili, sono tutte quelle macchie che vanno trattate con detergenti che contengono all'interno una base di ossigeno, oppure una base di percarbonato di sodio, oppure con ipoclorito di sodio, oppure con prodotti con agenti di questo genere. Prima vi ho accennato della potenza inferiore del detersivo, aiuto, del detersivo liquido per quanto riguarda il potere lavante rispetto a quello in polvere, perché nel detersivo liquido non è possibile associare sia enzimi e sia invece agenti candeggiabili.
Quindi spesso noi troviamo veramente una differenza abissale tra il detersivo in polvere e il detersivo liquido, proprio perché per la sua natura quello liquido è meno potente per quanto riguarda il potere lavante. Il detersivo ideale sarebbe quel detersivo che contiene all'interno l'ossigeno attivo, perché in realtà è proprio questo elemento che fa sì che il bucato sia veramente igienizzato. Ovviamente dirvi quale detersivo unico magari da consigliarvi ci sia, credo che sia un po' difficile, perché poi la qualità del potere lavante del detersivo va anche correlato alla durezza della propria acqua. Quindi un detersivo con cui io mi posso trovare bene e vedo un potere lavante molto soddisfacente, perché magari ho un'acqua molto dura, può non valere per voi che magari avete un'acqua di una durezza diversa, quindi magari più dolce. Ecco, quindi è importante che ognuno di noi trovi la propria strada. Oggi cercherò appunto di darvi qualche dritta per cercare di capire gli ingredienti dei detersivi, proprio per cercare di sfruttare al meglio i detersivi che noi troviamo in commercio. Quindi, detersivi che contengono enzimi possono essere utilizzati per macchie enzimatiche, quali erba, uova, sangue, oppure per macchie grasse, olio, burro. Quelli invece che contengono all'interno dell'ossigeno attivo possono essere utilizzati per tutti quei capi che sono macchiati di vino, di tè, di caffè, oppure di fango, terra, argilla. Lavare con un agente piuttosto che un altro ci dà una garanzia di un bucato pulito. E verificare sempre sull'etichetta che cosa c'è scritto. All'interno dei detersivi troviamo degli ingredienti che letteralmente fanno un'azione meccanica sul bucato. I primi sono ingredienti abrasivi. Questi ingredienti consentono proprio di fare un'azione abrasiva sul bucato quando questo viene lavato. Questo consente, favorisce la rimozione dello sporco proprio grazie a questa funzione. Poi all'interno dei detersivi possiamo trovare anche dei sorgenti di alcalinità. Questi aiutano il detersivo a sciogliere lo sporco del bucato. Poi, come dicevamo prima, ci sono gli sbiancanti, e quindi questi aiutano lo sbiancamento, letteralmente parlando, del bucato stesso. Poi ci sono i builders. Spero di averli pronunciati bene, lo sapete che il mio inglese è sempre un po' così, comunque. Questi ingredienti consentono di ridurre la durezza dell'acqua, rimuovendo gli ioni di calcio e di magnesio, aumentando così l'efficacia del detersivo. All'interno dei detersivi poi troviamo degli agenti anticorrosione che servono proprio per preservare anche la macchina. Gli enzimi, come vi dicevo prima, che rimuovono benissimo tutte quelle macchie enzimatiche. Il bianco con gli enzimi è accentuato, i colori sono preservati, quindi le prestazioni in genere del detersivo con degli enzimi validi fa sì che quel detersivo sia un buon detersivo. Poi ci possono essere le profumazioni che possono essere di origine sia vegetale sia sintetica. Poi ci sono gli sbiancanti a base di ossigeno che invece eliminano tutte quelle macchie per ossidazione, quindi questi sbiancanti sono sbiancanti a base di ossigeno o cloro. Poi possiamo trovare all'interno dei detersivi anche i tensioattivi che modificano la tensione superficiale dell'acqua per facilitare la pulizia e per creare una schiuma, una emulsione. I tensioattivi, se notate, vengono divisi in tre categorie: anionici, cationici, non ionici. I primi, producendo schiuma, sciolgono lo sporco. I cationici hanno un alto potere bagnante
e fanno un'azione battericida. Quelli non ionici invece producono poca schiuma e sono degli ottimi emulsionanti. I tensioattivi ovviamente sono ottimi per il bucato sporco di grasso, di sostanze grasse. Come potete vedere nella scheda degli ingredienti di questo detersivo, che è un biopresto, quello con le frecce, che è specifico per i capi colorati, come vedete c'è scritto tensioattivi ionici tra il 5 e il 15%. I tensioattivi ionici sciolgono lo sporco, mentre i policarbossilati sotto al 5% lavano ed evitano il deposito delle particelle di sporco nuovamente sul bucato, perché ragazzi, sì, se non ci sono all'interno questi ingredienti, lo sporco gira all'interno del cestello in mezzo al nostro bucato e poi quel bucato si risporca di nuovo perché lo sporco si rideposita sul bucato. Quindi i policarbossilati sotto il 5% in questo caso, in questo detersivo, aiutano lo sporco proprio a non depositarsi più sul bucato, ma a rimanere sospeso nell'acqua per poi essere eliminato durante lo scarico. Poi all'interno troviamo i fosfonati, che contrastano la durezza dell'acqua, quindi fanno un'azione anticalcare. Se già avete visto i miei video vecchi, vi ho spiegato altre volte che già all'interno dei detersivi sono concepite delle quantità di anticalcare. Questo, se voi non avete un'acqua particolarmente dura, vi consentirà di non aggiungere altro anticalcare. Ci sono i tensioattivi non ionici e questi sono degli emulsionanti. Quindi ragazzi, come vedete, già possiamo capire da un'etichetta per quale detersivo è meglio indirizzarsi rispetto ad un altro. Fare un riassunto veloce degli ingredienti che troviamo all'interno dei detersivi, possiamo dire che i tensioattivi eliminano il grasso e lo sporco. Gli sbiancanti a base di ossigeno invece eliminano tutte quelle macchie candeggiabili, quelle macchie ossidabili, e igienizzano profondamente il bucato. Gli enzimi eliminano le macchie enzimatiche. Gli zeoliti invece aiutano ad addolcire l'acqua e a potenziare il detersivo. In alcuni detersivi non vengono utilizzati gli zeoliti, ma vengono utilizzati i silicati, che comunque hanno la stessa funzione. Gli sbiancanti ottici, quindi, abbiamo detto che sono degli azzurranti che danno l'impressione, questa così magia ottica, questa illusione ottica di avere un bucato più pulito, più smacchiato, più bianco. I tensioattivi di solito li troviamo in una percentuale che varia tra il 5 e il 15%, ma diciamo che quelli più attivi, quelli che funzionano di più, sono quelli che vanno tra il 15 e il 30%. L'ossigeno attivo è come il tensioattivo, quindi un buon detersivo che contiene una quantità giusta di ossigeno attivo dovrebbe stare sempre tra il 15 e il 30%. Una percentuale di questo genere è ottima per i capi bianchi. Gli enzimi, gli sbiancanti ottici di solito non sempre vengono specificati nella loro percentuale, diciamo che a grandi linee di solito siamo sempre sotto il 5%, mentre gli zeoliti possono andare dai 5% fino anche a più del 30%. Vi faccio una piccola parentesi per quanto riguarda il detersivo liquido per i capi in lana e per i capi delicati. State sempre attente quando leggete le etichette se all'interno del prodotto c'è della lanolina. Cercate di non utilizzare spesso quel tipo di detersivo lì, perché la lanolina è un grasso che comunque a temperature basse, come di solito laviamo i capi delicati, non viene sciolto, quindi poi si deposita all'interno, nelle parti interne della vasca della lavatrice, dove noi non vediamo, e questo fa come da terreno fertile poi
per lo sporco successivo, i detersivi successivi, se noi, ripeto, abbiamo delle cattive abitudini, quindi lavare sempre a temperature basse con lavaggi molto corti. Altro consiglio che vi voglio darvi, già l'ho detto altre volte, ma se tra di voi c'è qualcuno che non ha visto i video precedenti, voglio lasciarlo detto anche in questo video perché comunque è attinente. Se abbiamo un detersivo specifico per i capi colorati, vi faccio un esempio, il Bio Presto con le frecce, che vi ho detto comunque che è ottimo per tutti quei capi colorati, ma non vogliamo avere un miliardo di detersivi in lavanderia per tutti i tipi di sporco, per tutti i tipi di capi, di colori, di tessuti, noi potremmo utilizzare un detersivo, io ora vi ho menzionato il Biopresto per capi colorati, con in aggiunta del percarbonato di sodio. Questo farà sì che questo detersivo, che è specifico di solito per i capi colorati, diventi poi ottimo anche per i capi bianchi, perché vi ho parlato del percarbonato di sodio, vi lascio qui in alto il video dove vi spiego che prodotto è un ottimo sbiancante, perché proprio è a base di ossigeno, quindi per i nostri capi bianchi è fenomenale. Sappiate che tutte quelle macchie candeggiabili, quindi dove si può utilizzare il cloro, quindi la normalissima candeggina, sappiate che a lungo andare la candeggina, oltre che sfibrare tantissimo il bucato, ma ingiallisce anche. Con il percarbonato di sodio questo non avviene, perché comunque nonostante sia delicato sul tessuto, avendo una base di ossigeno importante, smacchia veramente, sbianca veramente in modo ottimale. Quindi cerchiamo di non utilizzare prodotti o comunque candeggina nei bianchi quando vogliamo avere un bianco perfetto. Indirizziamoci sul percarbonato di sodio. Per quanto riguarda tutte quelle macchie, caffè, tè, vino, è consigliabile utilizzare il percarbonato di sodio, perché ovviamente producendo ossigeno elimina benissimo queste macchie. Ricordatevi sempre che una temperatura alta consente al capo di essere smacchiato, al tessuto di essere smacchiato benissimo, perché se noi pretendiamo di smacchiare una tovaglia, vi faccio un esempio, macchiata di caffè, di vino, di succo di frutta, di tè, insomma quelle macchie ostinate, di pomodoro, insomma è importante che la temperatura sia almeno a 60 gradi, perché ricordatevi che tutti i detersivi che contengono all'interno dell'ossigeno attivo, che può essere il percarbonato di sodio, comunque quei detersivi che all'interno contengono questi sbiancanti a base di ossigeno, vengono attivati con una temperatura alta. Quindi utilizziamo questi detersivi con temperature che non vadano sotto i 60 gradi, e così avremo la certezza, spesso anche senza prelavaggio o anche senza ammollo, insomma comunque senza un'azione preventiva prima di inserirli in lavatrice, possiamo già avere una garanzia di avere la tovaglia smacchiata perfettamente. Se ti piacciono i detersivi ecologici, è importante che siano certificati, perché spesso il packaging con delle strategie di marketing possono attirarci e in realtà poi quel detersivo in realtà non è ecologico. Quindi è importante che sulla confezione ci siano delle diciture precise che consentono di catalogare subito quel detersivo come veramente ecologico. Tutti quei detersivi che invece sono certificati, hanno delle certificazioni bio, hanno delle sigle visibilmente stampate sulla confezione, e possono essere quelli, diciamo, i più conosciuti sono Ecolabel, ICEA, IAP, queste sono le certificazioni bio più comuni. Mentre se invece hai delle intolleranze o delle allergie, cerca sulla confezione questa scritta:
Vi faccio vedere due detersivi per categorie, così per indirizzarvi. Non voglio dirvi che questi sono i migliori, perché ovviamente ce ne sono tanti altri, ma non posso menzionarvi tutti i detersivi che secondo me vanno bene o per i capi bianchi o per i capi colorati e scuri. Però diciamo che ho preso queste quattro confezioni che ho ora in casa, quindi ve le faccio vedere. Allora, per i bianchi vi faccio vedere che è ottima questa polvere di Conad, che ragazzi, ora vi faccio passare la foto che l'ho fatta proprio per voi per farvela vedere meglio. E se notate nella composizione, vediamo che gli sbiancanti a base di ossigeno sono tra il 15 e il 30%. Quindi quando noi vediamo questa dicitura, significa che un detersivo come questo è ottimo per i capi bianchi. Tra l'altro, questo, ragazze, ho letto che si dice sia simile al Dash, sia come potere lavante che come profumo. Altro detersivo invece ottimo sempre per il bucato bianco è questo Sole con bicarbonato. Anche questo, ragazze, a me piace tantissimo, lo sapete da quando ho aperto il canale. Ne ho parlato tantissime volte, quindi questo è quello di Conad, secondo me per i bianchi sono ottimi. Per quanto riguarda invece i capi, quindi colorati, per colorati intendo colorati chiari, colorati accesi e colorati scuri, quindi capi scuri, vi faccio vedere sia il Biopresto, lo sapete, lo sto amando, quindi lo compro e lo ricompro, questo nello specifico con le frecce. Questo è specifico per i colorati, quindi questa polvere, ragazzi, è fenomenale. Mentre un'altra marca, vi faccio vedere in questo caso quello di Dash, ecco, questa nella versione arancione, pulito e fresco, anche questo può essere un detersivo utilizzato per i capi colorati, i capi scuri, i capi accesi, ecco. Quindi io vi ho fatto vedere queste quattro confezioni, però lo sapete, se vedete i miei video, i miei top e i miei flop, sapete che utilizzo tantissimi altri detersivi, quindi poi lì vi dico sempre quelli che mi piacciono di più, quelli che mi piacciono di meno. Ho anche dei detersivi liquidi che mi piacciono sia per i bianchi che sia per i capi colorati, ecco, però insomma, oggi voglio parlarvi della polvere perché ricordatevi che prevalentemente va usato un detersivo in polvere. Quindi ragazzi, io spero di essere stata chiara in questo marasma e ho cercato di essere la più concisa possibile. Perdonatemi se il video sarà un po' troppo lungo, però quando lo faccio troppo lungo mi dite che è troppo lungo, se è troppo corto è troppo corto. Ho capito che c'è una via di mezzo, ma la Debora non è per le vie di mezzo. Io molto spesso sono o tutta nera o tutta bianca, anche se insomma la mia età, la mia esperienza, la mia vita mi ha insegnato che non sempre è giusto essere così. Insomma, o da una parte o dall'altra. Quindi, detto questo, se non sono stata chiara in qualcosa, mi raccomando, fatemelo sapere giù nei commenti perché probabilmente poi aiuteremo anche altri che vengono a guardare questo video. Io spero di esservi stata utile in qualche modo. Spero che il messaggio che sia passato è questo, che alla fine non è che servono chissà quanti detersivi. In realtà, quando ne abbiamo uno per i capi colorati, uno per i capi bianchi e poi magari abbiamo qualche additivo, quale può essere del percarbonato di sodio, ecco che possiamo avere con tre prodotti o comunque con due prodotti, se in realtà, come vi dicevo prima, a metà video, possiamo utilizzare un prodotto per i capi colorati con l'aggiunta del percarbonato, ecco, noi con questo il percarbonato avremmo un detersivo per tutto il bucato alla fine, perché quando si vuole fare il bucato colorato si utilizza solo questo, quando si vuole fare il bianco si aggiunge alla quantità del detersivo, non qui dentro, ma alla quantità del detersivo anche una dose di percarbonato e si ha un detersivo specifico per i bianchi. Quindi questo video vi vuole dare un po' anche qualche consiglio per risparmiare se non vi piace avere tanti prodotti in giro. Ecco,
Detto questo, io vi ringrazio di essere arrivati fino qui. Fatemi sapere anche quali detersivi a voi vi piace utilizzare, se ne avete qualcuno da consigliarmi, insomma, se avete anche altre informazioni, perché lo sapete, io sono solo un amante di detersivi, di bucato, però non sono una persona, insomma, che lo fa di mestiere, però insomma cerco di informarmi, di leggere, leggo tanto e quindi poi quello che assimilo cerco di portarlo a voi in modo da darvi una mano in questo senso. Quindi detto questo io vi ringrazio e vi aspetto alla prossima volta. Ciao ciao!